Vedevo vicino a me, dal lato sinistro, un angelo in forma corporea. Non era grande, ma piccolo e molto bello. Gli vedevo nelle mani un lungo dardo d'oro, che sulla punta di ferro mi sembrava avesse un po' di fuoco. Pareva che me lo configgesse a più riprese nel cuore, così profondamente che mi giungeva fino alle viscere, e quando lo estraeva sembrava portarselo via, lasciandomi tutta infiammata di grande amore di Dio. Le parole con cui Santa Teresa d'Avila descrive il momento della transverberazione rivivono in tutta la loro intensità nel bagliore del marmo bianco del gruppo scultoreo dell'Estasi di Santa Teresa di Gian Lorenzo Bernini, collocato sopra l'altare nel transetto sinistro della chiesa carmelitana di Santa Maria della Vittoria a Roma. La chiesa, che racchiude anche tele di Guido Reni, del Guercino e del Domenichino, è un gioiello barocco di proprietà del Fondo Edifici di Culto, gestito dal Ministero dell'Interno. L'Estasi, dopo la pulitura effettuata nel 2015, risplende al centro della Cappella Cornaro, realizzata tra il 1644 e il 1652 su commissione del Cardinale Federico Corner dallo stesso Bernini, che la progetta come un proscenio teatrale. Il gruppo scultoreo è incastonato in una nicchia tra coppie di colonne corinzie, sovrastate da un timpano, tra gli sguardi, a volte incuriositi, a volte distratti, dei membri della famiglia cardinalizia, raffigurati nei palchetti laterali. Oggi la cappella, un complesso di volumi e altezza decorato da bassorilievi in marmo e stucco dorato e dagli affreschi della volta, è ricoperta dai ponteggi per gli interventi di messa in sicurezza e restauro che comprendono il consolidamento in profondità dei dipinti murali e degli stessi stucchi. I lavori, eseguiti da un'impresa specializzata sotto la direzione della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, che li finanzia, contribuiscono a valorizzare il patrimonio del Fondo Edifici di Culto, proprietario di circa 840 chiese in tutta Italia, oltre che di opere d'arte, libri antichi, aree naturalistiche e archeologiche. Un patrimonio ricco di capolavori, come la Cappella Cornaro e la sua Estasi. L'incanto di un'opera unica, che sarà presto restituito ai visitatori.